Ciao a tutti, benvenuti sul DLC di Outlast Whistleblower. Siamo di nuovo qui, terza parte. E allora, vediamo. Allora, non mi ricordo dove eravamo rimasti. Allora, qui c'è il forno dove hanno cremato il nonno, ok. Poi, c'era il tizio con l'affare per fare i ravioli che ci inseguiva, che voleva farci diventare dei ravioli. Ha tentato pure di metterci in forno, ma noi siamo più forti della morte. Uscita, dai. No, niente, l'uscita è chiusa. Ok, dobbiamo trovare un'altra uscita. Un'ascia, una spranga di... Ah, mi sono beccato un affare in testa. Vabbè. Pazienza, andremo avanti comunque. Sopravviveremo anche con un affare in testa. Qui, una mano. Wow. Che è stato? Ah, è caduto questo. È caduto uno. Vabbè, adesso dobbiamo improvvisarci Ezio Auditore, cioè tipo... Sì, me lo sento. Sono Ezio Auditore! E sono caduto come un pirla. Ok, iniziamo già male. Andiamo su. Ho migliorato una cosa che nello scorso video ho notato era molto fastidiosa, che è il fatto del mostrare la posizione del mouse quando premevo il tasto control. Adesso vedete, non c'è più. Poi, allora... Sono Ezio Auditore! Sì! Sono Ezio Auditore! Mi ricordo adesso, tipo, in cima a questa torre dovrebbe esserci tipo una tomba dell'assassino. Me lo sento. Me lo ricordo da Assassin's Creed 2. Allora, le piume di Bertuccio. Perché doveva chiamarsi Bertuccio quel tizio? Ah. No, sono caduto ancora. Ma quanto sono pirla! Allora, andiamo, eh. Adesso... Qui, ok. Qui, ok. Vai su. Su. Poi, allora. Qui come dobbiamo fare? No, oggi non mi sento molto. Ah, eccoci, ok. Era andato troppo veloce. Allora, adesso ci cade qualcuno in testa, tipo. Non lo so, me lo sento. Cioè, proprio Outlast, l'atmosfera ti fa proprio capire cosa sta per succedere. Ah, è tipo una ciminiera questa. Cos'è? Vedo qualcosa, vedo la luce. Ok. Qui che c'è? No, niente, nessuno. Allora, vediamo, eh. La radio, pronto, pronto? Pronto? No, anche questa radio qua è trocca dei cinesi. Made in China, la radio Made in China. Dimmi dove devi andare. No, davvero, qui mi sento tipo Ezio Auditore, davvero. Ok, no. Allora. Cioè, allora. Ah, eccoci, eccoci, ci sono, ci sono. Ci sono! C'è nessuno? Buttati, c'è... Buttati, c'è te... Salvataggio, ok. Vedo la mia ombra. Ma qui sembra quasi che sia. Sembra quasi che sono sospeso quando ero sopra la cassa. Anche perché probabilmente tipo. Cioè, no. C'è l'ombra delle casse che non è. Vabbè. Allora, vediamo al buio. Come i gatti. Buttati. Cenni sciocchi, Drento! Cenni sciocchi, Drento! E adesso. Adesso me lo sento, mi piglio uno spavento di quelli che ve lo faccio ricordare pure a voi. E caccio un urlo che vi spacco i timpani, se avete le cuffie. Ok. Sento prima ho sentito la rotellina del tizio che girava. Sembro io quando tipo da piccolo mi divertivo a giocare col trapano. Cosa mai da fare in Outlast, sporgersi così, guardarsi indietro quando si corre, perché sono le cose che più ti fanno venire ansia. Anche il buio, mi fa venire ansia. Dove sei? Bastardo. Non avrai mai il mio corpo. Ah, ma questo non è il tizio...
Praticamente quello lì che ci diceva passa sopra, scavalca, così. Non è lo stesso che poi è venuto con la rotellina che voleva fregarci, tipo il lupo che gli dice a Cappuccetto Rosso tutta sola, piccina. Era più... Dove sono? Boh. Ah! Sei spaventoso! Mi sono bloccato qua col tizio brutto. Vomito. Ok, sono morto. Ok, qui la tensione inizia a salire. No, non è vero. Per il momento non mi sono ancora preso spaventi, quindi... Ok. Per il momento non mi sono ancora preso spaventi forti. Ce la posso fare. Però ho il mouse sminchio perché è scarico. È a pile. Mi spiace ragazzi, non so se ce la faccio. Ah, devo usare il joystick. Sì, metto il joystick. Strettoia! Strettoia! Non sono ancora salvo, vero? No, però ha salvato. Cioè, non sono salvo ma ha salvato, nel senso... che l'ho scampata perché questi sono obesi e non passano. C'è qualcuno nel cesso a fianco, però io non passerò dalla porta, ma insomma più figo. Passo da sopra. Ah, non mi lascia passare da sopra, però posso sbirciare. Sbircio da sotto. Ok, vediamo. Salve. Cosa fa lo shampoo? Chi è? Ah, ma questo... No! No, sì! Menalo! Fagli male! Questo è il tizio, quello di prima, quello che ci ha... Il proprietario, tipo, della cosa. Vai avanti, mi raccomando, finché non hai fatto tutto, eh. Vai. Vi lascio soli. Questo è quello che ci ha fatto rinchiudere come se fossimo stati dei pazienti. Allora, questo è il ritratto di padre Martin, che... L'ho già ritrovato 40 volte io in Outlast, questo ritratto. Apriamo. Qui tutta la pellicola, hanno incelofanato tutto, tipo io quando metto via la mortadella. Cioè io tipo quando... Ma manco io quando metto via la mortadella, incelofano tutto così. Lì c'è del gas. Fammi passare. Cos'è? Allora, vediamo. Qui c'è del gas. Ok. Dove sto andando non lo so. Ma i Teletubbies mi aiuteranno. Teletubbies fanno... Ciao! Ciao! Ah, a proposito. Presto arriverò con un video su Slendytubbies. Chiudi il gas, ti prego. Non riesco. Come faccio? Estintore! Vuoi un estintore? Vuoi una mano? Chiudi il gas. Chiudi il gas. Come si chiude il gas? Dove devo andare per chiudere il gas? Io vado nella stanza illuminata. Di qui. Ah, c'è la pellicola! No, mi sono schiantato contro la pellicola tipo mosca, tipo una mosca. Ok, no, non sono una mosca. Non mi schianto contro la pellicola. Qui speriamo non ci sia tipo ancora il tizio con la rotella. Spero che muoia. Questo è diventato il nuovo ciccione. Prima c'era il ciccione in Outlast. Adesso c'è il tizio con la rotella. Però... Ok, qui? Qui? No? Non mi ricordo dove devo andare. Cioè, non capisco. Ah, ecco, qua c'è un scomparto segreto. Con il mouse, così, con il joystick andrei un po' meglio. Ma per la prossima parte metto il joystick. Ah, ok. Non ci tagliamo, no, non siamo emo, ok, non siamo emo. Andiamo, secondo me, qua in fondo ci sono... C'è delle batterie. Chi è? Chi bussa? Ah, no, sono io. Ho detto, qualcuno sta sfondando la porta, mi sono preso paura di brutto. Mi sono preso paura a bestia. Leggiamo. J. Ok. Estratto. Non lo leggo tutto, faccio un po' veloce. Commento cooperazione. Influenzare il comportamento umano. Psicofarmaci. Divisione chimica. Nota.
No, non quelle, vabbè. War Rider, progetto War Rider. Progetto War Rider già fa paura. Ok, chiudiamo perché mi fa. Se no mi sale ancora di più la tensione e non riesco più ad andare avanti a giocare. Cioè, non. Chi è? Ah no, ho visto l'estintore e pensavo fosse il tizio con la rotella. Vediamo. Dove siamo? Ho visto attraverso la porta. E ciò che ho visto non mi piace per niente. Ah, ma eri tu che facevi quel rumore spaventevole. No, non picchiarti la testa contro la colla. Tu sei quello de. Sei quello che c'è anche in Outlast, vero? Mi ricordo di te. Ok, passiamo sotto. Do sfoggio delle mie abilità. Abilità abilitose. Di nuovo sto quadro, amo! Basta, cioè. Questo è un po' egocentrico. Ragazzo mio, non puoi. No che non puoi. No, basta! Guarda, ti faccio un filmato, eh. Sorridi! 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 No. Violenza esplicita. Peggy 18. Violenza estrema, eh. Quindi, sto video metterò PEGI 18. Qui non posso aprire perché non avrebbe senso. Chess Friends. Gli amici di chess. Ci sono i Pen Friends. Che cosa c'è? E ci sono i Chess Friends. Qui? Chi c'è? Ah, qui c'è il tizio che si sbatte con la testa nel muro, ok? Anche una volta ho preso una nota perché mi sono sbattuto con la testa nella porta. A scuola. Perché l'ho fatto? Non chiedetemelo. Adesso qui mi sento che trovo il tizio con la rotella. Me lo sento. Perché se ci sono dei posti dove nascondersi vuol dire che c'è anche il tizio con la rotella. O qualche suo amico. Spero non sia il ciccione perché. Ah, già che il ciccione non è ancora morto qui. Io spalanco le porte perché mi crea troppa tensione. Cioè, aprirle pian pianino di soppiatto. Perché prima io pensavo che aprendo di soppiatto cambiasse qualcosa. Adesso che ho capito che non cambia niente. Preferisco aprirle spalancandole. Che fa meno paura. Qui dove sono? Boh. Ah, era solo una cosa così per fuggire nel caso incontrassimo il nostro amico. Perché? Aspettate. Qui dove siamo? Qui chi c'è? È chiuso. Allora, spero di non finire le batterie. Vai, vai su, vai su, vai su. Vai su, vai su, vai su. Oh, l'abbiamo scampata bella. Dov'è lui? Boh. Sento la musichetta, ma lui non c'è. Andiamo, andiamo. Andiamo ad ammazzarci. Chi è? Ciao. No, eh? Non sfonda. Non sfonda. Si è arreso. Alza il braccio se faccio così. Tun 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 tun. Ok. Anche no. Allora, io vado di qua, lui era di là, io vado di qua, no? Sono mica scemo. Strettoia. Ok. Se prima avevo una possibilità di salvezza, ora non ce l'ho più. Ok. Dove sei, amico? Non mi sono manco spaventato. Sarebbe dovuto succedere qualcosa, tipo un'ombra. Ok, allora, dicevamo, questo è il mio posto. Sì. Tuo posto. Chi è? Dov'è? C'è ancora il tizio che vuole gli amm. Ah! Non ho ancora dato la sua roba al tizio quello là del takeaway che voleva la tempura. Non la vuoi più? Dai, arrivo. Dov'è?
Dov'è il tizio della tempura? Boh. Non c'è. Boh, non c'è. Salvataggio, ok, siamo salvi. Dentro l'armadietto, presto. Sento le voci. E tu, calmati. Ok. Tecnica della corsa suprema. Corro, Corro, State a vedere come corro. Corri, brutto bastardo, corri. Corri. Tu non puoi venire quassù. Ah ah ah. Fottuto. Ok. Sì, andiamo di qua. Gas room. Abbiamo trovato la gas room, la stanza del gas. Do not turn the valve. E io cosa faccio? Turno di valve. Ok, raggiungi la radio nella prigione. Perché hanno messo una radio nella prigione? Solo per far prendere paura a me, no? Ecco, te lo dicevo io. Ok, quindi qui con la carta stagnola. Cioè, prima la pellicola, qui la carta stagnola. Adesso, la mortadella, l'abbiamo incartata abbastanza o no? Ok, credo che questo video sia durato abbastanza. Quindi per questo video è tutto. E lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi e ci rivediamo nel prossimo video.